bisogna assolutamente prendere le risorse del MES, sarebbero per la Toscana 2 miliardi e 300 milioni, per la prima volta dall'Europa, questa volta l'Europa la sua parte secondo me l'ha fatta e la sta facendo, sarebbe un delitto e un errore da parte nostra non prendere quelle risorse. Ho fatto un conto, per la Toscana sono 2 miliardi e 300 milioni, provo un po' una certa punta di invidia a chi, verso chi sarà il nuovo presidente assessore della Toscana, perché io ho fatto per 10 anni il presidente in questa regione dovendo subire tagli e tetti che sono venuti da tutti i governi nazionali di qualsiasi colore e sono venuti anche su richieste di cassazione. Ora mi pare che c'è una svolta. Io ho finito il mio intervento rivolgendomi al direttore generale, agli operatori e anche ai sindaci dicendo: fateci sapere quali sono le vostre necessità, noi siamo disposti a metterle nei nostri piani, perché quando arriveranno e dovranno arrivare queste risorse non potremo essere così dementi da rifiutarle, permetta questa espressione un po' pedestre, efficace, i cittadini capiscono. Bisognerà avere delle proposte sia sugli investimenti strutturali, sulle tecnologie, e poi bisognerà avere anche proposte dal punto di vista delle iniziative sanitarie che vogliamo avere. La sanità, il Covid ha fatto soffrire tanto, una crisi economica disperata dalla quale non sarà facile uscire, ha provocato morti, ha provocato paura, solitudine, sofferenza, nello stesso tempo ha riposto nella consapevolezza, mi pare, di tutta l'Europa e anche del nostro paese, di tanti di noi, l'importanza e la centralità della sanità. Io sono per una sanità pubblica, pubblica e ancora pubblica, perché nei fatti, come questa regione ha dimostrato di saper dare risposte meglio di altre situazioni nelle quali prevale il privato. Esatto. Il cambiamento della considerazione di questo tema, sia nel governo nazionale, che ha tolto già una serie di vincoli e ha messo a disposizione altre risorse, e sia nell'Europa, dove per la prima volta, questo è un dato politico importantissimo, l'Europa investe in tema di sanità, non solo per regolare gli scambi sanitari, le prestazioni sanitarie quando un tedesco viene a operarsi qui o quando un italiano si opera a Bruxelles, ma per cogliere la sanità come un elemento di investimento per lo sviluppo anche dell'Europa, in termini di solidarietà, perché del MES arriva più a noi risorse rispetto ad altri paesi meno colpiti dal coronavirus, e anche in termini di un diritto di cittadinanza europeo relativo alla salute. Credo che per le nuove generazioni siano tutte buone notizie, non coglierle, finire nelle polemiche becere, 140 battute su Twitter, con tutto il rispetto per Twitter, ma sarebbe davvero un errore politico, non va fatto, ma sono certo che riusciremo a evitare questi errori. Adesso il ruolo del servizio storico mi sembra diverso da quelli che ormai si fa un dibattito che appartiene un po' al passato. Il servizio storico ha trovato la sua funzione, qui la domanda cresce continuamente, come Antonio diceva anche gli operatori, non c'è nessuna ragione per cui si debba pensare di ridurre funzioni, competenze di altri ospedali. Bisogna tenerli insieme, bisogna tenerli raccordati, bisogna che ci sia la casistica adeguata, perché quando un cittadino si rivolge a una struttura ospedaliera possa trovare le garanzie possibili al meglio nelle competenze, nella strumentazione. Ma io francamente a questo punto non vedo davvero più nessuna contrapposizione, alternativa, in questo senso veramente in 20 anni il mondo è cambiato. Il modo con cui la rete ospedaliera è diverso rispetto a quello del passato. Tra l'altro i finanziamenti che abbiamo già stanziato nell'ampliamento del pronto soccorso mostrano anche qui che l'ospedale si consolida, la gente ci si rivolge, non solo per la diagnostica, parlo dell'ospedale La Gruccia, si consolida anche come riferimento per l'emergenza. Se era questo il dibattito, i fatti mi sembra che lo hanno abbondantemente superato. Ecco, Presidente.